Siamo qui stasera in una piccola Copacabana romana in comunione con i giovani che sono a Rio insieme al Santo Padre. Ma noi da qui diciamo viva l'Italia! Allora siamo venuti qua per vedere in diretta la veglia del Papa. Ma cosa ti sta dando questa GMG? Sicuramente nuove esperienze, perché non ho mai fatto una GMG. E una nuova avventura, tanto divertimento, vedo tanta gioia. È molto bello. Nonostante non sei potuta andare a Rio, come mai sei qui stasera? Allora, noi abbiamo già vissuto l'esperienza della GMG a Madrid 2 anni fa ed è stata un'esperienza unica. La gioia di testimoniare la fede, i giovani, che proprio l'atmosfera della GMG è una cosa unica, non è che si ritrova tutti i giorni a Roma o comunque nella vita quotidiana. E anche per poco, magari in una notte sola, cercare di riviverla, anche per riempire un po' il vuoto che la quotidianità ti può lasciare, è tanto. Allora, tu sei qui, c'è qualche tuo amico o parente a Rio? Cioè, a casa a Rio c'è la mia ragazza, che è volontaria a Casa Italia. E è partita il 13 di luglio e quindi siamo distanti da così tanto tempo, però comunque sia sono contento perché è un'esperienza che è unica. I giovani che stasera sono qui a Roma per vivere la giornata mondiale della gioventù in comunione con i giovani di Rio dormiranno per poter aspettare la celebrazione con il Santo Padre domani mattina. Quindi vivranno le stesse emozioni dei ragazzi a Rio.